Mantova, a Bellaria un KO pesante. Buonasera, nuova edizione del TG Sport. Partiamo subito dal Mantova che crolla sul campo del Bellaria. Alla fine sarà 2-1 per i romagnoli. Vediamo ora le immagini del match con il commento di Giulio Giovannoni. Mantova Bellaria, match salvezza nel recupero del campionato di mercoledì. Sul sintetico Mantova in campo senza Franchi dal primo minuto e con la coppia Pietri Biasi del Sante titolare. Attenzione che c'è subito il tiro di Fioretti con palla di poco alto sopra la traversa, la risposta del Mantova col colpo di testa di Spinare fuori di poco. E ancora Mantova, il pallone a centro del Sante, la respinta dell'estremo difensore del Bellaria, poi ancora Mantova, il pallone dentro, il colpo di testa è quello di Pietri Biasi, la palla fuori, ancora il Mantova, il colpo di testa, il palo, poi ancora sulla linea salva il Bellaria, primo palo Pietri Biasi, poi Colonetti che ha colpito con palla sulla linea, ancora Pietri Biasi tra due avversari, il tiro, il pallone fuori di poco, poi alla fine ancora il Mantova, però in questo momento a difendere con questa conclusione sempre di Fioretti, respinta da Festa, Mantova ancora, conclusione di Pietri Biasi, palla ancora sul palo, il tempo poi si conclude con la conclusione di Pettarin, respinta dall'estremo difensore. Si passa al secondo tempo con un'azione in apertura da parte di Spinale che gira uno strano tiro cross che va a spegnersi non lontano dalla traversa, però è il Bellaria che spinge con questo pallone a centro, la conclusione, c'è il gol sfiorato da parte di Decengo che poi sfrutta la scia, il buon momento del Bellaria, attenzione la palla in profondità, la conclusione, palla rincrocio, Decengo porta in vantaggio il Bellaria tra lo shock generale dei biancorossi. È il momento peggiore del Mantova che va a subire ancora il secondo gol con forte in girata con palla nell'angolo. Il Mantova poi ci riprova, il tiro Pietri Biasi, tiro rete del Mantova al 21esimo, la rete che accorcia le distanze, c'è molto tempo per recuperarle ma il Mantova non ce la fa, Franchi subentrato, tiro, parata dell'estremo difensore, poi cartellino rosso per Serena, il Mantova comincia a perdere la testa, sbilanciato in avanti Decenco, ancora uno dei migliori in campo, se ne va davanti a Festa che è bravo a rimanere fermo e a respingere con le mani, poi l'ultima emozione proprio allo scadere il pallone all'interno dell'area di rigore con Franchi che ha provato la conclusione, però niente da fare per lui. Mantova perde una grossa chance per uscire dalla zona play-out, da questo momento in poi ci sarà da soffrire ogni 90 minuti. Mantova 1, Bellaria 2, tutto. E nel post partita il nostro Giulio Giovannoni ha avvicinato mister Frutti, sentiamo cosa ha detto. Il discorso è questo, il palo e la traversa, si può dire anche che siamo stati un po' sfortunati, però se dopo si sbagliano diverse situazioni così vuol dire che abbiamo anche dei limiti. È anche vero che al primo errore la paghiamo cara, oggi si è visto un attimino quello che è l'andato, però adesso non dobbiamo demoralizzarci, non dobbiamo buttare via tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Chiaro che la cosa è diventata un po' più difficile e molto critica, però ci sono ancora 7 partite e ce le giocheremo alla morte. Negli altri recuperi di giornata spicca il roboante 3-0 del Rimini, prossimo avversario dei biancorossi, che davanti al suo pubblico stende il Poggi Bonsi. Giacomense e San Marino finisce a reti bianche mentre il Treviso si impone per 2-1 contro la sempre più spacciata Valenzana. La classifica dell'FC ora inizia a far paura, la salvezza infatti diretta è a 4 punti.